oggi sono a Palma Nova, mi trovo in Borgo Cividale numero 26 dagli amici Hobby Natura. Oggi conosceremo gli amici domestici, gli amici da compagnia. Senti, raccontami un attimino di Hobby Natura, quando nasce e perché nasce. Allora, nasce nel 2000, così per puro caso abbiamo deciso io e mia sorella di aprire attività e abbiamo iniziato con un piccolo negozietto a 100 metri qua da distanza. Adesso sono 10 anni che siamo qui nella nuova sede. Qua potete trovare tantissimi animaletti, dal coniglio, il criceto, l'uccellino, il pesciolino, tutto quello che desiderate e tutto quello che si può vendere, insomma. Questo lavoro nasce per una grande passione verso gli animali. Sì, sì, noi comunque siamo nate in mezzo agli animali, avevamo le mucche da piccole e tutta questa passione ci è rimasta dentro. Luisa, abbiamo parlato con il capo prima, no? Con il capo, tua sorella, ma chi è più amante degli animali tra le due? Ma penso entrambe, ognuno ha i suoi animali preferiti, lei predilige le pellicce, io le squame e le piume, quindi ognuno ha la sua specializzazione. Qual è un animale che si consiglia ai bambini? Il coniglietto sicuramente e il porcellino d'India sono gli animali più semplici per partire con i bambini piccoli. Tante razze di pappagalli che naturalmente voi vendete in questo negozio. Sì. E addirittura vi affezionate anche a questi pappagalli. Ci affezioniamo e come? Riusciamo a tenere pappagalli grandi tipo cacatua, amazzoni, oppure anche pappagalli piccoli tipo lori arcobaleno, tutte razze che comunque parlano e fanno tanta tanta compagnia. Come si sceglie l'alimento per il proprio amico a quattro zampe o per l'animale domestico? Purtroppo ogni animale, anche se della stessa razza, ha delle peculiarità. Cioè ci sono degli animali che digeriscono meno i cereali, altri animali che digeriscono meno il pollo. Quindi in base a come si comporta il cane sul pelo, sulla pelle o anche quando sporca, decidiamo e vediamo cosa dare da mangiare. Qualcuno mangia solo cervo e patate, per dire. Quindi ogni animale ha la sua, bisogna seguirlo un momentino, guardarlo molto bene. Per questo abbiamo fatto anche dei corsi di alimentazione dove ti insegnano a vedere le tracce dei problemi che un cane ha, perché lo sviluppa subito sul pelo, sulla pelle, sugli occhi, e in base a quello poi andiamo a cercare gli alimenti giusti. Senti, ma l'animale domestico si può regalare? Se si conosce bene la persona a chi va, sì, altrimenti è sempre meglio fare un buono. Noi convinciamo sempre le persone a fare un buono in maniera che uno dice ok, vai a spendere i soldi lì e prendi quello che ti serve. E l'animale deve sceglierlo il proprietario, cioè ci deve essere feeling di pelle, altrimenti non funziona. Per gestire l'acquario con naturalmente i suoi inquilini, che consigli date? Evitare di essere troppo meticolosi nella pulizia, perché loro non amano gli ambienti estremamente puliti, le cose assettiche agli animali non vanno bene, quindi quella è la prima cosa che noi consigliamo sempre. È chiaro che l'acqua deve essere pulita, ma non deve essere una cosa fobica, altrimenti loro si ammalano. Dobbiamo ricordare a tutti gli amici che ci stanno guardando che magari se vogliono acquistare un pappagallo, che il pappagallo però ha bisogno di molta compagnia. Molta, molta compagnia, molte attenzioni, perché il pappagallo si deprime facilmente, si stressa facilmente, quindi sembra un animaletto facile ma non lo è. In che giornate siete aperti e che orari fate? Allora, siamo aperti il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, aperti dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, 3 e mezza, 7 e mezza. In estate, in inverno, 3, 7 del pomeriggio. Ho già trovato una piccola grande amica. Palmanova ha tante bellezze da vedere, però ci consigli qualcosa da sicuramente vedere che magari non è tanto gettonata? Ma no, da vedere qua, a mio avviso, una cosa che sta andando alla grande, che sta avendo un grande risultato, sono i bastioni, sono le gallerie e sono i percorsi turistici che stiamo creando, cercando di collegare quello che è l'epoca seicentesca, quindi la costruzione, le prime due cinte murarie che sono di epoca seicentesca, serenissima, con la cinta muraria che ha creato Napoleone nell'Ottocento. Quindi le gallerie lo uniscono, ma noi abbiamo anche creato dei percorsi che attualmente i turisti fanno, tali che andando anche sui bastioni, anche abbiamo creato anche delle punti panoramici, da lì si riesce a leggere la città. Oggi i bastioni, se li vedete, sono
pulitissimi, vengono frequentemente utilizzati da gente che viene a cavallo, che viene in bicicletta, che corre a piedi, famiglie che ci passeggiano. Questo direi è un elemento di attrazione. Quando l'abbiamo ripulito nel 2011 abbiamo detto questo è il volano. E guardate che l'UNESCO ha valutato come elemento estremamente positivo il fatto che i bastioni sono stati puliti dai volontari, perché davano l'idea di cittadini che si riappropriavano del proprio patrimonio e che lo mantenevano pulito. Questo è stato uno degli elementi che addirittura a Cracovia è stato evidenziato per la candidatura e per il riconoscimento. Quindi questo dà il senso di quanto importante è stata quell'operazione e di quanto poi ci ha dato la spinta oggi per farci conoscere. Poi dico, stiamo finendo rimodernare il Museo Civico, e poi c'è un Duomo che è stupendo, che si affaccia sulla piazza, e dico questi percorsi che partono dalla piazza, vanno sui bastioni e danno una lettura, dico, a 360 gradi di quello che è la bellezza di questa città, che è unica al mondo per la sua unicità e per la sua forma architettonica e geometrica perfetta. Finalmente siamo arrivati in Borgo Aquileia numero 2, siamo sempre a Palmanova, fronte Piazza Grande. Caro Steven, quando nasce questa attività? Questa attività nasce nel 2017 a fine marzo. È un lavoro che io faccio da 20 anni, e volevo con un mio progetto portare avanti un'idea che è quello del benessere visivo a 360 gradi. Cercare di dare con le lenti, con la montatura, con le lenti a contatto, quindi con tutti gli aspetti del nostro lavoro, cercare di creare benessere. Quindi non ragionare più in maniera statica come ogni tanto si fa con occhiali o con lenti, ma cercare appunto di andare a sviscerare tutte quelle caratteristiche che può rendere il nostro lavoro unico, insomma. Come è cambiato il tuo lavoro negli ultimi 20 anni? Ma diciamo che ultimamente si è ritornato sicuramente a parlare di qualità sugli occhiali, sulle lenti. E soprattutto si è tornati ad avere il focus sull'artigianato, concentrarsi a capire dove è fatto l'occhiale, come è fatto l'occhiale. Noi ci siamo concentrati sul valorizzare il concetto del Made in Italy, cosa che comunque ci ha sempre contraddistinto fin dall'inizio. Il nostro portafoglio di occhiali è sul 70% circa costruito qua in Italia. Quali sono i servizi che date qui? Un percorso diverso, lo ritengo diverso da tanti, e seguiamo la persona a 360 gradi, dalla scelta della montatura, alla centrature, all'analisi visiva, alla contattologia, cioè cerchiamo di dare un prodotto un po' sartoriale. Dico un po' perché non ho la pretese di dire che è totalmente, ma si cerca comunque di dare un prodotto totalmente personalizzato, ecco. E poi cerchiamo anche di seguire il nostro cliente, il nostro paziente dopo, per qualsiasi necessità abbia, anche se ogni tanto ha delle necessità diverse da quelle che ha espresso. Caro Steven, qual è la tendenza della lente colorata? Quali sono i colori più amati dalle donne e quali dagli uomini? Ma diciamo che è sicuramente un settore che è molto, un settore del nostro settore a sua volta, molto in fermento, perché sono in movimento molto colorazioni del tipo azzurrine, rosate o l'abbinamento delle due. È una cosa che stiamo provando con successo estetico e anche funzionale, sono delle flesciature, delle specchiature. Una volta conoscevamo solo la specchiatura che aveva un effetto molto strong, invece oggi ci sono delle flesciature che sono queste specchiature molto lievi, ma che rendono l'occhiale molto particolare, però anche molto protettivo allo stesso tempo. Altra cosa che stiamo adoperando con molto successo da parte dei clienti sono le lenti fotocromatiche. Non è più la vecchia fotocromatica che ingiallisce nel tempo, che si blocca lo scurimento, ma sono delle fotocromatiche che si scuriscono molto velocemente, sono molto performanti, e il cliente ha degli occhiali diciamo di design, quindi particolari, però molto funzionali a seconda della luce esterna. Quando possiamo venirvi a trovare? Che orari fate?
Ma diciamo i nostri orari sono di solito dal lunedì al sabato, abbiamo fatto la scelta di aprire 6 giorni su 7. Da maggio stiamo provando a ampliare l'orario, quindi facciamo dalle 9 alle 19.30, quindi orario continuato, sempre 6 giorni su 7. E dopo aver conosciuto Steven Studio Ottica possiamo ammirare con un occhio diverso anche questa fantastica piazza, Piazza Grande. Messaggio vogliamo dare a questi commercianti? Il messaggio che gli voglio dare è questo: cercare di fare sistema, cercare di capire che se vendiamo tutti assieme Palmanova, il beneficio sarà per tutti. Io la mia frase storica è: se ce n'è, ce n'è per tutti, se non ce n'è, non ce n'è per nessuno. Loro devono capire che solo stando insieme, facendo politiche, facendo attività di marketing e anche iniziative insieme, si riesce a guadagnare tutti di più e a farci conoscere di più. Se si punta sull'individualismo, sul negozietto, sulla propria bottega, alla fine, sul medio termine, non arriva da nessuna parte. E poi puntate sulla qualità. La qualità del servizio, e fate sentire i vostri clienti come dei clienti unici che vengono nel vostro negozio e trovano familiarità, perché questo non lo trovano nei centri commerciali. Io sono contro i centri commerciali e mi auguro che la gente torni nei centri storici, per questo bisogna che nei centri storici la gente si trovi a casa propria, e questo è un ruolo che devono svolgere noi per creare le condizioni, loro per poter fornire un servizio e un prodotto di qualità. Cara Rosemary, intanto ti ringraziamo per averci aperto le porte di questa fantastica osteria. Come nasce la passione per l'osteria? Sono in pratica nata dietro al banco, perché la mamma ha sempre avuto osteria e quindi sono figlia d'arte. Quindi possiamo dire, cara mamma, è tutta colpa tua? Sì, lì sono proprio colpa mia. Come mai questa grande passione? Sempre fatto da quando sono nata, anch'io sono nata dietro il banco e quindi di conseguenza... Allora, raccontatemi la scelta di questo locale. Questo locale ha scelto voi o voi avete scelto questo locale? Ma in realtà un po' entrambe le cose, però diciamo che noi l'abbiamo scelto. Ecco, è stata un'occasione venuta fuori così, dal niente, nel senso che noi lavoravamo in due posti completamente diversi e niente. Osteria La Tavernetta, un locale storico di Palmanova, una città storica. Insomma, cosa possiamo dire di questo posticino? Beh, è un locale tipico friulano, è una delle osterie appunto più vecchie di Palmanova e diciamo è molto caratteristica. Quando nasce questa osteria? Dai primi anni 60 e noi ci siamo dall'anno scorso, dal 19 gennaio dell'anno scorso, sì. So che naturalmente i menù sono rigorosamente friulani, quale piatto non deve mai mancare in questa osteria? Beh, i salumi. I salumi. I salumi che tra l'altro noi prendiamo da un'azienda di Palmanova che è in cortile di Caligaris e sono fenomenali. Qual è il salume più apprezzato? Il guanciale assolutamente, sì. È un guanciale arrotolato, quindi non è il solito guanciale, somiglia un po' a una pancetta, però molto più delicato. Cos'è che ti piace proporre in questo locale? Oltre che i salumi, naturalmente. I salumi, chiaramente dei buoni vini abbinati e anche delle buone birre. I vini sono tutti friulani, quindi noi proponiamo proprio le cose della nostra terra. Le birre non sono friulane, però sono comunque birre particolari. E sono molto buone, mi dicono. Sì. Un'altra cosa che si vocifera, che lunedì non può mai mancare la trippa qui. Sì, è una tradizione di Palmanova, e il lunedì la trippa ci deve essere. Ad agosto soprattutto. Impensabile col caldo, però... Com'è la vostra trippa? Alla parmigiana. Rossa, rigorosamente in rosso. C'è un segreto particolare da sapere? No. Non possiamo svelarlo, non possiamo. Oltre che gli spazi interni, avete anche uno spazio esterno, comunque molto interessante, dai. Sì, piccolino, chiaramente noi abbiamo il marciapiede, però l'abbiamo dotato di mensole e panche, quindi la gente può comodamente stare fuori. Senti, spritz apero o è meglio un bel tagliut di vino? Un tagliut, certo. So che i vostri crostini sono fantastici, soprattutto quando si parla del vostro baccalà.
Sì, 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 abbiamo anche questa ricetta del baccalà mantecato, sì, e noi appunto facciamo dei piattini con una pallina di baccalà mantecato e crostini di pane vicino. Un aggettivo per descrivere la città di Palmanova? Palmanova è comunque una città affascinante, sia per noi e sia per quelli che vengono da fuori, chiaramente, che non la conoscono ancora. Raccontatemi qualcosa sulle giornate di apertura e sugli orari. Allora, noi abbiamo aperto dal lunedì al sabato, abbiamo chiuso la domenica e il giovedì pomeriggio. Chiudiamo un 2 orette dopo pranzo, ma dipende, perché molto, essendo a conduzione familiare, andiamo alla giornata, come va il lavoro, insomma. Caro Francesco, abbiamo conosciuto anche le amiche della tavernetta, naturalmente un ovetto l'abbiamo mangiato dentro e l'altro invece lo porto via per merenda. Dottoressa, qual è la sua esperienza lavorativa? Mi sono laureata all'Università di Bologna nel 1976 con una tesi intitolata Il polmone da shock, parente stretto della patologia da Covid. Quindi 44 anni fa si parlava già di questa patologia ed era una tesi un po' sperimentale che mi ha permesso di avere anche 110 lode. Successivamente mi sono ritrasferita a Udine per poter frequentare la scuola di specialità di anestesia e rianimazione a Trieste. Alla fine degli anni 80 mi sono avvicinata all'agopuntura, che mi ha molto incuriosito, perché il poter curare anche solo con l'agopuntura il dolore mi ha fatto accendere la lampadina e mi ha fatto dire: questa cosa la devo imparare. Senta, lei oltre che praticare l'agopuntura pratica anche l'idrocolonterapia. In cosa consiste e cosa può curare? Allora, l'idrocolonterapia è un trattamento che deriva, diciamo, dalla terapia del clistere, che veniva applicata in tutte le medicine, compresa la nostra. La salute dell'intestino è la salute di tutto il corpo. Viene collegato a una macchina che permette l'irrigazione controllata di acqua attraverso appunto questa cannula nell'intestino grasso, quindi nel colon, e questa cannula ha due vie, una via di entrata e una via d'uscita. Poi il paziente prima si mette sul fianco destro per l'introduzione di questa cannula, poi si mette in posizione supina, cioè con la pancia in alto, e questa pancia viene massaggiata in modo tale che e il residuo fecale venga portato lentamente insieme all'acqua, no? All'esterno. Questo favorisce proprio la pulizia dell'intestino e la ripresa della sua funzione ordinaria. Qual è la parte del corpo più sensibile all'agopuntura? Beh, diciamo che è la componente muscolare, perché la mia scuola, l'AIRAS, a livello sperimentale, ha dimostrato l'azione dell'agopuntura sui fusi neuromuscolari, cioè su quella parte del muscolo che comanda e regola la funzione muscolare. Quindi, ad esempio, il classico colpo della strega, le cervicalgie da colpo di frusta, no? Faccio degli esempi dove la componente muscolare è veramente... eccoci, sono forse le cose che si può trattare con più facilità con l'agopuntura. La parola ago naturalmente spaventa i piccini ma anche i più grandi. A che età si può iniziare a fare l'agopuntura? Allora, per quanto riguarda l'agopuntura, si può fare a tutte le età. Naturalmente nei bambini più piccoli ci sono delle determinate tecniche che non prevedono la bucata. Nei bambini molto piccoli si possono usare le tecniche tipo l'uso del laser puntiforme, quindi il laser sostituisce l'ago. C'è una tecnica di agopuntura auricolare, cioè in questo caso si tratta l'orecchio, dove non si mettono degli aghi, ma si appoggiano dei piccoli semi che si chiamano semi di vaccaria, che è questa pianta che fa dei semini molto piccoli, montati su cerotti, e si applicano sui punti scelti per trattare. Qual è il suo sogno nel cassetto?
continuare così fino, non so fino a quando. Avevo pensato di appendere, come si dice, il camice al chiodo. Smettere di lavorare ai fatidici 50 anni di laurea che succederà al mio 75esimo, però onestamente devo dire che mi piace troppo il mio lavoro. La soddisfazione più grande è quella di vedere un paziente uscire da qui con meno dolore di quando era entrato. Palmanova Centro Commerciale Naturale. Noi ci abbiamo provato, l'abbiamo provato con delle risorse, avevamo creato un'associazione e quelli che non hanno risposto purtroppo sono loro. Noi gli chiedevamo 360 euro all'anno. Io avevo consigliato di comprarsi una musina e mettere un euro ogni giorno che andava al negozio, perché il comune ci metteva 20.000 euro, la regione ci aveva messo 70.000 euro, proprio per far sistema, per costruire un marchio. Abbiamo creato un marchio, abbiamo fatto le lezioni di marketing, di accoglienza ai clienti, lezioni di lingua perché è necessario adattarsi alla nuova clientela straniera, però questo non ha avuto successo perché non c'è stata quella sensibilità e quella capacità di capire che se ci mettiamo insieme riusciamo a crescere. Se facciamo seguarmente, qualcuno riesce, ma la gran parte rimane ferma. Pane cunzato o frico? Ma viste le mie origini e visto quanto amo questo Friuli, facciamo una fetta di pane cunzato con una fettina di frico sopra. Caro Francesco, ti ho portato a Palmanova in via Borgo Udine 43. Tra poco conosceremo Alessandra, la titolare di Foto Ottica La Stella. Foto Ottica La Stella, quando nasce questa attività e perché nasce? Questa attività nasce 18 anni fa qui a Palmanova. Precedentemente avevo un altro negozio a Trivignano Udinese. Ho avuto questa opportunità che mi è stata data dal mio datore di lavoro dell'epoca e quindi io l'ho colta subito perché il settore mi è piaciuto subito appena ci sono entrata e da lì è iniziata la mia avventura nell'ottica. Quali sono i servizi che fornite in questo negozio? Beh, si fanno gli occhiali da vista sole, lenti a contatto, l'applicazione delle lenti a contatto, insegno come utilizzare le lenti a contatto ai ragazzini, insomma si fanno dei mini corsi. I servizi fotografici non li faccio più, tranne che le fototessere e i fotorestauri digitali che faccio in studio. Come si sceglie l'occhiale? L'occhiale va scelto con molta cura, va scelto in base ai problemi di vista che uno ha, all'uso che ne deve fare, alla qualità della pelle dove dobbiamo appoggiare l'occhiale, perché deve essere costruito con dei materiali idonei. E adesso abbiamo l'opportunità di avere delle grandi aziende italiane che producono dei prodotti bellissimi, degli occhiali fatti a regola d'arte con dei materiali atossici e anallergici, e quindi possiamo accontentare, diciamo, tutte le problematiche. Sappiamo che appunto lavori con tantissime aziende italiane, tra queste c'è un'azienda Cadorina, vuoi dirmi qualcosa su questa azienda? Beh, questa azienda, dalla quale già mi servo da un paio d'anni, ho notato che produce delle montature bellissime, esteticamente innovative, fatte con bei materiali. È un'azienda, diciamo, in terza generazione, quindi parliamo di un'azienda italiana sopravvissuta a questi periodi difficili dove tanti licenziano con nomi molto altosonanti, licenziano il personale, e invece queste piccole aziende crescono. Quindi meno grif ma più qualità e tecnologia. Esattamente, esattamente, e anche design, perché con le aziende piccole rispetto a tanti altri quotati in borsa qui e le ha, invece questi giovani hanno studiato, hanno fatto il loro percorso nella loro azienda e stanno facendo crescere le loro piccole aziende. Naturalmente voi in questo negozio fate dei controlli, mi parli dei controlli che fate? Allora, io posso fare dei controlli del visus, quindi se una persona ha dei problemi o pensa di avere dei problemi di vista, io lo posso dare un'occhiata e consigliare se è il caso di fare delle visite oculistiche e se noto qualcosa di particolare, oppure se ci sono dei difetti semplici come può essere una prima presbiopia, una miopia o qualcosa del genere,
posso proporre direttamente io l'occhiale. Come possiamo pulire la montatura dell'occhiale oppure la lente dell'occhiale? Guardi, la cosa è semplicissima, perché basta dell'acqua tiepida o fredda, dipende dal materiale, e il detergente, quello che si usa per lavare i piatti, quello liquido, che è un detergente neutro, sgrassante, e poi si asciuga il fusto dell'occhiale anche con lo strofinaccio, quello che si fa i piatti, diciamo, no, di cotone, ma il fusto. Mentre le lenti vanno pulite esclusivamente con la microfibra.